Sabato prossimo sta qua. Le notizie del TG Ora: si fingevano poliziotti, carabinieri o avvocati, buonasera, anche sacerdoti, ultima per volta, truffare Mauro le persone Mantigaz, anziane. Maxi operazione fit, questa mattina a Napoli da parte della Polizia di Stato dell'Arma dei Carabinieri, prossimo, che hanno lavorato congiuntamente 2020, in azione. Sono entrati i poliziotti della squadra mobile della Questura anche di Frosinone, Beppe, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frosinone, impegnati nella cattura di numerosi individui di origini partenopee, però sabato alla prossimo, commissione di truffe e danni di persone anziane intorno il territorio nazionale. Gli arresti eseguiti sono una decina. Sciacallo è il nome dell'operazione. Le tecniche utilizzate erano quelle del finto appartenente alle forze dell'ordine o del finto avvocato. Lo scorso 7 luglio dalla quinta sezione della Corte di Assise così di Napoli veniva pronunciata la sentenza di condanna del ergastolo per Raimondo Caputo, detto Titò, con l'accusa sabato di aver ucciso la piccola Fortuna Loffredo, la bimba qua, che nel 2014 fu lanciata da un balcone del Parco Verde di Caivano. Alla sua compagna invece, Marianna Fabozzi, venivano comminati 10 anni di reclusione per concorso negli abusi sessuali dall'uomo su altre bimbe. Dopo 3 mesi iniziano ad emergere le motivazioni della sentenza, 186 pagine che ripercorrono le varie tappe delle indagini, esaminando ogni particolare però che ha indotto la Corte a infliggere prossimo, il massimo della pena a Titò. Quest'ultimo viene descritto come privo di qualsiasi senso morale, classificato come un sex offender. Per la Corte, scrive il Corriere del Mezzogiorno, il processo ha fornito elementi plurimi e convincenti per affermare che il giorno dei fatti Raimondo Caputo, nella deliberata esecuzione di un atto di predazione sessuale e danni di fortuna, l'ha portata con sé sul terrazzo all'ottavo piano ed è rimasto con lei fino al momento della precipitazione. In ogni caso, quale che sia la ragione contingente che ha spinto Caputo all'omicidio, scrivono ancora i giudici, essa si palesa comunque come aberrante e perversa, priva di qualsiasi senso morale e rispetto per l'altro. Aveva cercato di uccidere la moglie con una mazza da baseball nell'agosto del 2014, per questo Tommaso Izzo, 59enne ex dipendente comunale di Grazianise in provincia di Caserta, dovrà espiare una condanna residua di 8 anni di carcere. L'uomo si è visto consegnare ieri dai carabinieri della stazione di Grazianise il provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che gli ha imputato anche i reati di minaccia grave e porto abusivo di armi. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dell'imprenditore Giovanni Lombardi, indagato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per reati tributari. Le perquisizioni scaturiscono da reati tributari accertati nell'ambito di una verifica fiscale svolta nei confronti della Mille Stampe però SRL, di cui il legale Roma rappresentante Vincenzo Sessa, ma della quale risulta amministratore di fatto Giovanni Lombardi. Sia Lombardi che Sessa risultano indagati. Le perquisizioni dei finanzieri, oltre che nei confronti di Lombardi, riguardano anche le abitazioni di Sessa, gli uffici della Mille Stampe SRL e gli altri uffici che sono nella disponibilità dei due indagati, tra Castellammare di Stabia e il capoluogo partenopeo. Blitz dei NAS in via San Nicola a Palma Campania, in un noto caseificio della zona. L'uomo del nucleo antisofisticazione di Napoli, insieme all'arma della locale stazione dei carabinieri forestali, hanno sequestrato circa 740 kg di caciocavalli in fase di stagionatura ed asciugatura. Durante i controlli, infatti, i titolari dell'azienda non sono riusciti a esibire alcuna documentazione idonea a comprovare la tracciabilità o la rintracciabilità dei 7,5 quintali di formaggi. L'attività comunque resta aperta ed in produzione, anche perché all'interno non sono stati trovati problemi dal punto di vista igienico-sanitario. Accusati di essere dei finti ciechi pur di ottenere la pensione di invalidità dall'INPS, il GIP archivia tutto, erano realmente non vedenti. Si conclude senza alcun indagato. L'indagine condotta dalla procura di Nocera Inferiore nel 2014 nei riguardi di 5 persone formalmente indagate per truffa ai danni dello Stato. L'archiviazione è stata chiesta e ottenuta dalla procura dopo il sollecito del GIP a svolgere nuove indagini. Attraverso una consulenza tecnica è stato dimostrato che le 5 persone erano effettivamente non vedenti, così come ora all'epoca dei fatti. Le accuse, raccolte in un'informativa dei carabinieri, riferivano di persone che assumevano comportamenti incompatibili con lo stato di cecità assoluta. Amici, con questo per il momento è tutto, il grazie per essere stati con noi, appuntamento sabato prossimo 1° agosto a Verde Valentina.